Doctor Sleep di Stephen King. Preliminari. FIFA sta per fila in fretta e affanculo. Vecchio detto degli alcolisti anonimi. Il secondo giorno di dicembre di un anno in cui un coltivatore di noccioline della Georgia era impegnato nei suoi traffici alla Casa Bianca, uno degli alberghi più rinomati del Colorado venne raso al suolo da un incendio. Il disastro dell'Overlook fu totale. In seguito alle indagini, il capo dei vigili del fuoco di Gicarilla Country stabilì che la causa era da attribuirsi ad una caldaia difettosa. Quando l'incidente si verificò, l'hotel era chiuso per il periodo invernale e dentro c'erano solo 4 persone. 3 riuscirono a salvarsi. Il custode, durante i mesi fuori stagione, Jack Torrance, morì nel vano ed eroico tentativo di abbassare la pressione della caldaia, salita a livelli vertiginosi per colpa di una valvola guasta. 2 dei superstiti erano la moglie e il figlioletto dell'uomo. Il terzo era il cuoco dell'Overlook, Richard Halloran, che aveva lasciato l'impiego stagionale in Florida ed era tornato dai Torrance spinto dal forte presentimento, per usare le sue stesse parole, che la famiglia si trovasse nei guai. In seguito all'esplosione, i 2 adulti riportarono gravi ferite. Solo il bambino rimase illeso, almeno fisicamente. Wendy Torrance e il figlio ricevettero un indennizzo dalla società proprietaria dell'Overlook. Non si trattò di una gran cifra, ma sufficiente perché se la potessero cavare durante i 3 anni di riposo forzato della donna a causa dei dolori alla schiena. Un avvocato al quale si rivolse le disse che se fosse stata disposta a tenere duro avrebbe ottenuto parecchio di più, perché la società voleva evitare un processo a qualsiasi costo. Lei però, proprio come i vecchi datori di lavoro del marito, non vedeva l'ora di lasciarsi alle spalle quell'orribile inverno in Colorado. Si sarebbe rimessa in forza, rispose al legale, e in effetti le cose andarono così, anche se i dolori la perseguitarono fino alla tomba. Le vertebre rotte, le costole fratturate prima o poi guariscono, ma non smettono mai di farsi sentire. Per un po' Winfried e Daniel Torrance si stabilirono a sud per poi vagabondare fino a Tampa. Ogni tanto Dick Halloran, il cuoco dai forti presentimenti, saliva da Key West per andare a trovarli. Gli interessava specialmente incontrare Danny. I 2 erano legati a doppio filo. Nel marzo del 1981, di prima mattina, Wendy telefonò a Dick, pregandolo di fare un salto. Danny l'aveva svegliata in piena notte, intimandole di non entrare in bagno. Subito dopo si era chiuso in un mutismo assoluto. Il ragazzino si svegliò con una forte voglia di fare pipì. Fuori impazzava il vento. Era caldo. Lo era quasi sempre in Florida, ma non gli piaceva il rumore e pensò che non si sarebbe mai abituato. Gli ricordava l'Overlook, dove la caldaia difettosa aveva rappresentato davvero l'ultimo dei problemi. Lui e la madre abitavano in un minuscolo appartamento in affitto al secondo piano di un caseggiato. Danny uscì dalla stanzetta accanto a quella di Wendy, attraversando il corridoio. Le raffiche di vento facevano sbatacchiare le fronde di una palma moribonda di fianco all'edificio. Dal rumore sembravano tante ossa. I 2 lasciavano sempre la porta del bagno spalancata, se nessuno stava usando la doccia o il gabinetto, perché la serratura era rotta. Quella notte la trovò chiusa. La madre però non era dentro. In seguito alle ferite riportate al volto ai tempi dell'hotel, adesso russava. Un pigolio acuto proveniva dalla camera da letto. «Beh, l'avrà chiusa per sbaglio, tutto qui!» Sapeva che non era vero. Pure lui era capace di forti presentimenti e notevoli intuizioni, ma a volte sentiva il bisogno di andare fino in fondo, di vedere con i propri occhi. Era una lezione che aveva imparato all'Overlook, dentro una stanza del secondo piano. Tenendo un braccio che gli sembrò troppo lungo ed elastico, quasi privo di ossa, girò la maniglia e aprì la porta. La donna della camera 217 era lì come previsto.
Stava accovacciata nuda sulla tazza, le gambe divaricate, le cosce pallide e rigonfie, i seni verdastri e penzolanti parevano due palloncini bucati. Sotto la pancia le spuntava un ciuffo di peluria grigia. Gli occhi erano dello stesso colore, tipo acciaio tirato a lucido. Quando lo vide, le labbra le si allargarono in un ghigno. «Chiudi gli occhi!» si era raccomandato di Caloran tanto tempo prima. Se scorgi qualcosa di brutto, chiudi gli occhi, pensa che non esiste, e quando li riaprirai sarà sparito. Però il trucco non era servito nella camera 217 quando Danny aveva 5 anni e non avrebbe funzionato neanche in quel momento. Lo sapeva. Sentiva l'odore dell'altra, il puzzo della decomposizione. La donna, la signora Messi, lui se ne ricordava persino il nome, si alzò lenta, strascicando i piedi violacei, tendendogli le mani. La carne delle braccia ballonzolava gelatinosa sul punto di sciogliersi. Gli sorrideva come se avesse appena visto un vecchio amico o un boccone prelibato. Con una calma solo apparente, Danny richiuse delicatamente la porta, indietreggiando di un passo, fissò la maniglia a girare a destra, a sinistra, di nuovo a destra, per poi bloccarsi. Ormai aveva 8 anni ed era capace di ragionare anche quando era sopraffatto dal terrore. In un certo senso, nel profondo di sé, aveva vissuto nell'attesa di una cosa simile. Però aveva sempre creduto che sarebbe stato Horace Derwent a fargli visita, o magari il barista che suo padre chiamava Lloyd. Invece avrebbe dovuto saperlo che l'onore sarebbe toccato alla signora Messi ben prima che capitasse. Di tutte le schifezze non morte dell'Overlook, lei era stata la peggiore. La parte razionale della mente continuava a ripetergli che la donna era solo il frammento di un incubo duro a svanire che l'aveva seguito dopo il risveglio, attraverso il corridoio e fino in bagno. La ragione gli suggeriva che se avesse riaperto la porta non avrebbe trovato più niente. Poco, ma sicuro. Ormai era uscito dal mondo dei sogni, ma un'altra parte di lui, quella che luccicava, sosteneva il contrario. L'Overlook non aveva intenzione di lasciarselo sfuggire, non ancora. Almeno uno dei suoi spiriti vendicativi l'aveva seguito fino in Florida. Anni prima aveva scoperto la donna distesa in una vasca, si era alzata e aveva cercato di strangolarlo con dita viscide ma incredibilmente robuste. Se Danny avesse aperto la porta in quel preciso istante, la signora Messi avrebbe portato a termine il proprio lavoro. Giunse a un compromesso, appoggiando l'orecchio all'uscio. All'inizio il silenzio, poi un fruscio sottile, dita putride che grattavano il legno. Danny si precipitò in cucina con le gambe molli come gelatina, salì su una sedia e pisciò nell'acquaio. Quindi svegliò la madre, avvertendola di tenersi lontana dal bagno perché dentro si nascondeva una cosa cattiva. Subito dopo tornò a letto, sprofondando sotto le coperte. Aveva intenzione di restare lì per sempre e di alzarsi solo per fare pipì nel lavello. Aveva messo in guardia Wendy e non aveva più nessun motivo di aprire bocca. Quel silenzio improvviso non rappresentava una novità per la donna. Era già capitato dopo che Danny si era avventurato nella camera 217 dell'Overlook. «Almeno con Dick parlerai?» Il ragazzino alzò lo sguardo per fissarla e annuì, sdraiato a letto. Lei telefonò a Halloran, anche se erano le 4 del mattino. L'uomo arrivò il giorno dopo sul tardi. Aveva qualcosa con sé. Un regalo. Danny ripiombò a dormire dopo che Wendy aveva chiamato Dick, accertandosi che il figlio la sentisse. Aveva 8 anni, frequentava la 3ª elementare, ma si succhiava ancora il pollice. Un'abitudine che la faceva stare male. Wendy raggiunse la porta del bagno e restò immobile a guardarla. Aveva paura, colpa di Danny, ma doveva andarci per forza e non aveva intenzione di seguire l'esempio del figlio e usare il lavello. Non le andava l'idea di stare in bilico sul ripiano della cucina con il culo a mezz'aria, anche se non c'era nessuno a spiarla. In una mano stringeva il martello della minuscola cassetta degli attrezzi da vedova. Lo alzò mentre girava la maniglia, spalancando la porta.
Naturalmente la stanza era vuota, ma l'asse della tazza era abbassata. Non la lasciava mai così prima di andare a letto, perché sapeva che se Danny fosse entrato mezzo addormentato, si sarebbe dimenticato di sollevarla e ci avrebbe pisciato sopra. E poi l'odore. Un puzzo terribile. Sembrava che dentro i muri ci fosse un topo morto. Avanzò di un passo. Di due. Notò un leggero movimento. Si girò di scatto, brandendo il martello, pronta a colpire chiunque, qualunque cosa si nascondesse dietro l'uscio. Era solo la sua ombra. «Ah, hai paura della tua ombra!» la canzonavano a volte. Ma chi più di lei ne aveva diritto? Dopo tutto ciò che aveva visto e che aveva passato, sapeva bene che quelle sagome scure potevano essere pericolose, potevano sfoderare denti aguzzi. Il bagno sembrava deserto, ma c'erano una chiazza sbiadita sull'asse e un'altra sulla tenda della doccia. Sul momento pensò che fossero macchie di escrementi, ma la cacca non è giallo pus o violacea. Controllò con maggiore attenzione, notando brandelli di carne e di pelle putrefatta. Sul tappetino antiscivolo due impronte dello stesso colore. Erano troppo minute, troppo delicate per appartenere a un uomo. Oddio, sussurrò. Alla fine si rassegnò a usare il lavello della cucina. Wendy costrinse il figlio ad alzarsi verso mezzogiorno. Riuscì a fargli mandare giù un po' di minestra e mezzo panino con burro di arachidi, ma poi lui si rificò sotto le coperte. Era ancora chiuso nel suo mutismo. Alloran arrivò poco dopo le 5 del pomeriggio, alla guida della sua Cadillac rossa, un pezzo d'antiquariato ma in ottime condizioni e lucidato a specchio. Wendy era rimasto ad aspettarlo in piedi davanti alla finestra, come un tempo faceva con il marito, nella speranza che Jack rincasasse di buon umore e possibilmente sobrio. Si precipitò giù per le scale e aprì la porta proprio mentre Dick stava per suonare il campanello con la targhetta Torrance 2A. L'uomo spalancò le braccia e lei ci si tuffò a pesce, desiderando restarci per almeno un'ora, magari due. Alloran la scostò, continuando però a tenerla per le spalle. «Hai una bella cera, Wendy. Come sta il nostro metto? Si è deciso a parlare?» «No, ma a te darà retta. Anche se all'inizio si rifiuterà di farlo ad alta voce, potrai sempre...» Invece di concludere la frase, gli puntò l'indice sulla fronte a mo' di pistola. «Non è detto!» Dick sorrise, sfoggiando una dentiera nuova di zecca. Quella vecchia se l'era presa all'Overlook la sera dell'esplosione della caldaia. Era stato Jack Torrance a vibrare i colpi di mazza che avevano fatto saltare i denti finti di Dick e costretto Wendy a zoppicare per il resto della vita, ma entrambi sapevano che il vero colpevole era stato quel dannato albergo. «Il potere di Danny è molto forte. Se vuole chiudersi al riccio non potrò impedirglielo, lo so per esperienza. E poi sarebbe meglio se parlassimo con la bocca. Meglio per lui, perlomeno. Forza, raccontami tutto.» Lei gli obbedì e poi lo accompagnò fino in bagno. Non aveva pulito le macchie in modo che lui le vedesse di persona, come un agente di pattuglia a guardia della scena di un crimine, in attesa della scientifica. In effetti era stato commesso una specie di reato, un reato contro suo figlio. Dick le osservò a lungo, senza sfiorarle, e alla fine annuì. «Controlliamo se Danny è vispo e arzillo.» Non lo era, ma Wendy si sentì sollevata nel notare lo sguardo felice del figlio alla vista dell'uomo che gli sedeva accanto sul letto e lo scuoteva per la spalla. «Ehi Danny, ti ho portato un regalo.» «Non è il mio compleanno.» La donna continuò a guardarli, sapendo che stavano parlando, ma non avendo idea dell'argomento. «Alzati, bello, ci faremo due passi sulla spiaggia», propose Alloran. «Dick, lei è tornata. La signora Messi della camera 217 è tornata.» L'uomo riprese a scuoterlo. «Parla ad alta voce, Dan, stai spaventando la mamma.» «Che regalo è?» chiese Danny. Dick sorrise. «Così va meglio. È una gioia sentirti con le mie orecchie e credo che lo stesso valga per Wendy.» «Sì,
ammise lei, senza azzardarsi ad aggiungere altro. In caso contrario si sarebbero accorti che le tremava la voce e si sarebbero preoccupati. Non voleva che accadesse. «Mentre siamo via potresti dare una pulitina al bagno. Hai dei guanti di gomma?» Wendy annuì. «Bene, mettili!» La spiaggia distava 3 chilometri. Baracchini da 2 soldi circondavano il parcheggio. Rivendite di frittelle, hot dog e souvenir. Ma si era ormai alla fine della stagione e nessuno faceva più grandi affari. I due avevano la spiaggia quasi soltanto per loro. Per tutto il viaggio in auto, Danny aveva tenuto il regalo in grembo. Un pacchetto rettangolare, abbastanza pesante, avvolto in carta argentata. «Prima di aprirlo dobbiamo fare 2 chiacchiere», lo informò Dick. Si incamminarono fino al bagnasciuga, dove la sabbia era luccicante e compatta. Danny procedeva lento, perché Dick era piuttosto anziano. Un giorno sarebbe morto. Più prima che poi, forse. «Non schiatterò tanto presto. Ho intenzione di restare ancora per qualche anno. Non preoccuparti. Raccontami che cos'è successo ieri notte, senza tralasciare nulla». Danny ci impiegò un attimo. Sarebbe stato complicato esprimere a parole il terrore che provava in quel momento, unito a un'opprimente certezza. Ormai quella donna l'aveva trovato e non sarebbe più scomparsa. Ma siccome si trattava di Dick, la voce non era necessaria, anche se gliene uscì un filo. «Tornerà, ne sono certo, e continuerà a farlo finché non riuscirà a prendermi». «Ricordi quando ci siamo conosciuti?» Pur sorpreso dal cambio di argomento, il ragazzino annuì. Allora non aveva fatto da guida a lui e ai genitori, il primo giorno all'Overlook. Sembrava fosse passata un'eternità. «E quando hai udito la mia voce dentro il cervello?» «Certo». «Che cosa ti ho detto?» «Mi hai chiesto se volevo venire in Florida con te». «Esatto. E come ti sei sentito sapendo che non eri più solo, che non eri l'unico?» Alla grande, davvero!» «Già, proprio così!» Passeggiarono in silenzio per un tratto. Stormi di uccellini, i pio pio come li chiamava Wendy, zampettavano dentro e fuori le onde. «Non ti è sembrato strano che io sia apparso all'improvviso quando avevi bisogno di me?» L'uomo abbassò lo sguardo su Danny con un sorriso. «No, di sicuro no, eri soltanto un bambino. Ma ora sei cresciuto, e parecchio, almeno per certi versi. Ascoltami, Danny, il mondo sa come mantenere l'ordine, ne sono convinto. Come in quel detto, quando l'allievo è pronto, il maestro non tarda ad arrivare. Io sono stato il tuo maestro». «No, molto di più!» Il ragazzino gli afferrò la mano. «Hai scelto di diventare mio amico, ci hai salvati!» Dick fece finta di niente. «Anche mia nonna aveva lo Shining. Te ne ho parlato, ricordi?» «Sì, mi ha raccontato che voi due potevate chiacchierare per ore senza aprire bocca». «È stata lei a insegnarmelo, come aveva fatto la sua bisnonna tanti anni prima, ai tempi della schiavitù. Un giorno, Danny, toccherà a te diventare maestro, e il tuo allievo non mancherà di arrivare». «Sì, se la signora Messi non mi acchiappa prima», replicò il ragazzino con aria cupa. I due raggiunsero una panchina. Dick si sedette. «Non azzardarti ad andare oltre. Non ho intenzione di stramazzare sulla strada del ritorno. Mettiti accanto a me, voglio raccontarti una storia». «Non mi interessa. Lei tornerà, non lo capisci, e continuerà a farlo all'infinito». «Chiudi il becco e sturati le orecchie. Adesso ti spiego un paio di cose». Dick sorrise, sfoderando la nuova, sfavillante dentiera. «Credo che coglierai il punto. Non sei certo uno stupido, bello mio». La madre di sua madre, che aveva il dono dello Shining, stava a Clearwater. Era la nonna bianca. Non perché fosse chiara di carnagione, naturalmente, ma perché era buona. Il padre di suo padre viveva a Danbury, nel Mississippi, una cittadina di campagna non lontana da Oxford.
Sua moglie era morta molto prima che Dick nascesse. Per essere un uomo di colore in quel posto e a quei tempi era piuttosto ricco. Aveva un'impresa di pompe funebri. Dick e i genitori lo andavano a trovare 4 volte l'anno e il giovane Allran detestava quei momenti. Era terrorizzato dal vecchio Andy, al punto da chiamarlo nonno nero. Solo tra sé e sé, però, se l'avesse detto ad alta voce si sarebbe beccato uno sganassone in faccia. «Hai presente i pedofili?» chiese Dick a Danny. «I tipi che preferiscono fare sesso con i bambini?» «Più o meno», rispose il ragazzino. Di sicuro sapeva che non bisognava parlare con uno sconosciuto o salirci in auto, perché avrebbe potuto farti del male. «Beh, Andy non solo era uno di loro, ma anche un dannato sadico». «Che sarebbe?» «Uno che prova piacere infliggendo dolori al prossimo». Danny annuì, cogliendo subito il significato. «Come Frankie Listron a scuola. Si diverte a stritolarti il braccio o a strofinarti le nocche sul cranio. Se non piangi la smette, ma se frigni va avanti per un'eternità». «Una brutta storia, però la mia è anche peggio». Dick tacque, almeno agli occhi di un osservatore esterno, ma il racconto proseguì con una serie di immagini e di frasi legate tra loro. Danny vide il nonno nero, un vecchio alto in un completo scuro come la sua carnagione, che portava uno strano cappello, un borsalino, sulla cucuzza. Aveva goccioline di saliva agli angoli delle labbra e gli occhi arrossati, come se fosse stanco o avesse appena finito di piangere. Si metteva in grembo Dick, che aveva grosso modo la stessa età di Danny durante l'inverno trascorso all'Overlook. Se c'era gente, Andy si limitava a fargli il solletico. Quando erano da soli, invece, gli infilava la mano tra le gambe e gli strizzava le palle, facendolo quasi svenire dal dolore. «Ti piace?» gli ansimava il nonno nero nell'orecchio. Il fiato gli puzzava di whisky e fumo. «Ma certo, piace a tutti i bambocci. Anche se non fosse così, tieni la bocca cucita, altrimenti ti farò del male. Ti brucerò con la sigaretta». «Porca miseria, che schifoso!» E non si fermava qui. Ma mi limiterò a un altro esempio. Dopo la morte della moglie, il caro nonnetto assunse una donna di servizio che lo aiutasse nelle faccende domestiche. Pulire, cucinare, roba del genere. All'ora di cena lei sbatteva tutte le portate in tavola, dall'antipasto al dolce, perché al vecchio andava così. Per dessert c'era sempre una torta o un budino. Venivano serviti su un piccolo vassoio o su un piattino proprio di fianco a te, in modo che potessi rimirarli e desiderarli mentre ti ingozzavi con il resto delle porcherie. Secondo la regola ferrea di Andy, ti era consentito guardare il dolce, ma non mangiarlo prima di aver spazzolato il pollo fritto e le verdure bollite e il purè di patate. Dovevi persino tirare su il sugo di carne, che era grumoso e insipido. Se ne restava un po', il nonno nero mi passava un tozzo di pane e mi diceva: «Fai la scarpetta per Benino, Dicky Pulce. Il piatto deve brillare come se l'avesse lappato il cane». Ecco come mi chiamava: Dicky Pulce. Nonostante gli sforzi, a volte non riuscivo a terminare la cena. E non mi veniva dato il dolce, ci pensava lui a spazzolarlo. E anche quando ce la facevo, il vecchio si divertiva a spegnere il mozzicone sulla fetta di torta o sul budino alla vaniglia. Non si doveva nemmeno sforzare troppo, perché mi era sempre seduto accanto. Lo faceva sembrare uno scherzo spassoso. «Ops, ho mancato il posacenere», ripeteva sempre. Papà e mamma non gli intimarono mai di smetterla, anche se era un gioco per un bambino, non era il massimo del divertimento. Pure loro lo sapevano, ma preferivano non intromettersi. «Non è giusto. I tuoi genitori avrebbero dovuto prendere le tue parti, come mia madre o mio padre quando era ancora vivo». «Ne erano terrorizzati. E ha ragione. Andy Halloran aveva un paio di rotelle fuori posto. Forza, Dicky Pulce, mangia il pezzetto intorno al mozzicone, non morirai mica avvelenato», mi spronava. Se ne ingollavo un boccone, ordinava a nonni, la donna di servizio, di portare il resto. Se non gli obbedivo, la torta o il budino rimanevano lì. Morale della favola, non sono mai più riuscito a finire la cena, tanto avevo lo stomaco sotto sopra. «Avresti dovuto mettere il dolce dall'altra parte del piatto». «Certo, ci ho provato. Non sono nato scemo. Lui lo spostava, sostenendo che il dessert andava messo a destra».
Dick si interruppe, spaziando con lo sguardo sull'oceano, dove una grande nave bianca avanzava lentamente lungo la linea dell'orizzonte, tra il cielo e il Golfo del Messico. Quando eravamo da soli, ogni tanto mi mordeva. Una volta gli dissi che se non mi avesse lasciato stare l'avrei raccontato a papà, e lui mi spense una sigaretta sul piede nudo. Raccontagli anche questo, vedrai che non servirà a niente. Il tuo papino conosce il mio vizietto e non aprirà mai bocca, perché è un cagasotto e vuole ereditare i soldi che ho in banca, non appena tirerò le cuoia, anche se non succederà tanto presto. Danny sgranò gli occhi, atterrito. Aveva sempre creduto che la fiaba di Barba Blu fosse la più spaventosa in assoluta, ma quella era peggio, perché era vera. A volte diceva di conoscere un cattivone chiamato Charlie Manx. Se non gli avessi obbedito, l'avrebbe chiamato con interurbana e Charlie sarebbe arrivato sulla sua Rolls Royce per condurmi nel posto dove stavano i bambini disobbedienti. Poi il nonno mi infilava la mano tra le cosce, iniziando a strizzare. Meglio che non spifferi niente di chi pulce, altrimenti il buon vecchio Charlie ti porterà via e ti terrà prigioniero con gli altri mociosi che ha rapito finché non creperai. E dopo andrai all'inferno e brucerai per l'eternità, perché hai fatto lo spione. Non importa se qualcuno ti crederà o no, chi fa la spia va punito. Per anni diedi retta al vecchio figlio di puttana. Non rivelai nulla neanche alla nonna bianca, quella con lo shining, perché temevo pensasse che era colpa mia. Se fossi stato più grande mi sarei fatto furbo, ma in fondo ero solo un bambino. Però c'è anche dell'altro, e sai che cosa? Danny fissò a lungo Dick in volto, sondando i pensieri e le immagini nascosti dietro la fronte. Volevi che tuo padre avesse l'eredità, ma andò diversamente. Il nonno nero lasciò tutto a un orfanotrofio per ragazzini di colore e scommetto che ne so anche il motivo, non che importi molto. E la tua nonna buona restò all'oscuro della faccenda, non si accorse mai di niente. Capiva che c'era qualcosa, ma decisi di tenerglielo nascosto e lei non si oppose. Mi disse soltanto che non appena avessi voluto parlare, sarebbe stata pronta ad ascoltarmi. Quando Andy Halloran morì per un ictus, ero il bambino più felice del mondo. Secondo mia madre non era necessario che partecipassi al funerale. Sarei potuto restare con Rose, la mia nonna bianca, ma sentii il bisogno di andarci. E come se lo sentii? Dovevo assicurarmi che il nonno fosse schiattato sul serio. Quel giorno pioveva, eravamo radunati intorno alla fossa sotto gli ombrelli neri. Mentre la bara veniva calata, sicuramente la migliore e la più grande del suo negozio, ripensai alle volte che mi aveva strizzato le palle, e ai mozziconi nel dolce e alla sigaretta spenta sul mio piede, e a come spadroneggiassi a tavola tipo il vecchio re pazzo del dramma di Shakespeare. Ma mi ritornò in mente soprattutto Charlie Manx, che certamente Andy si era inventato di sana pianta. Ormai non avrebbe più potuto chiamarlo con un'interurbana perché venisse di notte con la sua auto lussuosa e mi portasse a vivere con gli altri ragazzini che aveva rapito. Sbirciai oltre l'orlo della fossa. «Lascia che veda», commentò papà quando mamma provò a tirarmi indietro. Fissai la bara dentro la voragine di terra bagnata pensando: «Nonno nero, laggiù sei 2 metri più vicino all'inferno e tra breve l'avrai raggiunto. Spero che il diavolo ti dia il benvenuto con il suo artiglio infuocato». Dick tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di Marlboro, la bustina di fiammiferi infilata sotto il cellophane. Si mise una sigaretta in bocca e poi si vide costretto a inseguirla con il fiammifero perché gli tremavano le dita e le labbra. Danny rimase sbalordito notando gli occhi dell'amico, luccicanti di lacrime. Sapendo come funzionava la faccenda, il ragazzino gli domandò: «Quando è tornato?» Allora tirò una lunga boccata, buttando fuori il fumo attraverso un ghigno. «Non hai avuto bisogno di frugarmi nel cervello per capirlo, vero?» «No.» 6 mesi dopo. Un giorno sono arrivato a casa da scuola e lui era sdraiato nudo sul mio letto, con il pisello mezzo marcio sull'attenti. «Siediti qui sopra, Dickie Pulce, tu mi darai il benvenuto e io il benservito.
Lanciai un urlo, anche se non c'era nessuno ad aiutarmi. I miei genitori lavoravano, mamma in un ristorante e papà in una tipografia. Sono schizzato via, sbattendo la porta, e ho sentito il nonno nero alzarsi. Un passo, attraversare la stanza, tre passi, e poi... Il rumore delle unghie che grattavano l'uscio, concluse Danny con un filo di voce. Esatto. Rientrai nella stanza solo quella notte quando i miei tornarono a casa. Andy era sparito, lasciandosi dietro delle tracce. Sì, come nel nostro bagno, perché stava andando a male. Per l'appunto. Ho rifatto il letto da solo, come mi aveva mostrato la mamma 2 anni prima. Secondo lei ero abbastanza cresciuto e non avevo più bisogno di aiuto. Le donne di servizio erano per i ragazzini bianchi che aveva accudito prima di lavorare alla steakhouse. Circa una settimana dopo mi ritrovo il nonno nero al parco, seduto su un'altalena. Indossava il suo completo, che però era coperto da uno strato grigio. Probabilmente si trattava della muffa che cresceva giù nella sua bara. Sì. Si sforzò di bisbigliare Danny terrorizzato. Però aveva la patta aperta e gli spuntava il pacco. Mi spiace raccontarti simili schifezze. Sei troppo giovane, ma devi conoscerle. Alla fine sei andato dalla nonna bianca. Non avevo scelta, perché sapevo ciò che sai anche tu. Lui avrebbe continuato a tornare, non come... Danny, hai mai visto delle persone morte? Quelle normali, intendo. Halloran scoppiò a ridere perché l'espressione gli sembrava ridicola. Pure il ragazzino provò la stessa sensazione. Dei fantasmi, insomma. Mi è capitato. Una volta ce n'erano 3 vicino a un passaggio a livello. Dei ragazzini, 2 maschi e una femmina. Forse avevano perso la vita in quel punto. E poi c'è stata una donna in un ristorante, a un tavolo all'aperto, hai presente? Dick annuì di nuovo. Non potevo guardarci attraverso, ma per gli altri clienti era invisibile, e quando una cameriera ha rimesso a posto la sedia sulla quale lei era appoggiata, la donna fantasma è scomparsa all'istante. A volte li vedi anche tu? Non mi succede da anni, ma il tuo shining è più forte del mio. Quando invecchi ne perdi un po'. Meno male, rispose Danny chiaramente sollevato. Ma penso che anche da grande te ne resterà parecchio, perché ne hai avuto moltissimo fin dall'inizio. I fantasmi normali non sono come la donna della camera 217 che è apparsa di nuovo dentro il tuo bagno. Dico bene? Sì, la signora Messi è vera. Si lascia dietro tracce di marciume. Le hai viste? Se ne è accorta pure mamma che non ha nessuno shining. Torniamo indietro. È ora che ti mostri che cosa ti ho portato. Il ritorno al parcheggio fu lentissimo perché Dick era senza fiato. Colpa delle sigarette, Danny. Non prendere mai il vizio. Mamma fuma, anche se crede che non lo sappia. Che cosa ha fatto poi la tua nonna bianca? Di sicuro qualcosa, perché Andy non è mai riuscito a prenderti. Mi ha dato un regalo, lo stesso che ho qui per te. Un maestro si comporta così quando l'allievo è pronto. Anche l'istruzione è un dono, il migliore che si possa concedere o ricevere. Rose preferiva non chiamare il nonno per nome, ma definirlo uno sporcaccione. A Dick sfuggì un sorriso torvo. Con lei usai le tue stesse parole, raccontando che Andy era vero, non un fantasma. Mi rispose che avevo ragione, che ero io a renderlo reale grazie allo Shining. Mi spiegò che alcuni spiriti particolarmente arrabbiati non vogliono lasciare questo mondo, perché sono sicuri che ci sarà qualcosa ancora peggiore ad attenderli. La maggior parte di loro deperisce e scompare, ma alcuni scovano del cibo. Ecco che cos'è lo Shining per quei fantasmi, un boccone delizioso. Mi disse lei, tu stai nutrendo quello sporcaccione anche se non te ne accorgi. Lui è una zanzara che continua a ronzarti intorno, buttandosi in picchiata per succhiarti sempre più sangue. Non puoi impedirlo, ma sei in grado di giocare a tuo favore, il motivo che l'ha spinto da te. Ormai si trovavano davanti alla Cadillac. Dick aprì la portiera, scivolando al posto di guida con un sospiro di sollievo. Un tempo sarei riuscito a camminare per una 15ina di chilometri e correre per altri 8. Adesso basta una passeggiata sulla spiaggia e mi sento come se un mulo mi avesse preso a calci la schiena. Forza, Danny, apri il tuo regalo.
Il ragazzino strappò la carta argentata, scoprendo una scatola di metallo dipinta di verde. Sul davanti, sotto la serratura a scatto, c'era un tastierino numerico. «Ehi, che figata!» «Sul serio ti piace?» «L'ho presa da un ferramenta, è di acciaio temprato. Quella di nonna Rosa aveva un lucchetto e una chiave che portavo sempre al collo, ma è passata un'eternità. Siamo negli anni 80 e bisogna adeguarsi. Vedi il tastierino? Devi inserire 5 numeri che sei sicuro di ricordarti e poi premere il tasto con la scritta OK. Così ogni volta che vorrai aprirla ti basterà digitare il tuo codice». Danny era entusiasta. «Grazie, Dick! Ci terrò i miei tesori più preziosi!» In altri termini, le figurine di baseball preferite, il distintivo dei lupetti, il cristallo verde portafortuna e una foto insieme con il padre, scattata sul prato del condominio dove avevano vissuto a Boulder, prima dell'Overlook, prima che la situazione precipitasse. «Perfetto, Danny, va benissimo! Ma mi piacerebbe che facessi anche qualcos'altro!» «Cioè?» «Impara a conoscere questa cassetta, dentro e fuori. Non guardarla soltanto, toccala. Sentila tra le mani, aprila, infilaci il naso, annusa il suo odore. Dovrà essere la tua migliore amica, almeno per un po'.» «Perché?» «Perché dovrai immaginartene una identica dentro la testa, una ancora più speciale. E la prossima volta che quella puttana si farà vedere, saprai come accoglierla. Te lo spiegherò io, seguendo l'esempio della vecchia nonna bianca.» Durante il viaggio di ritorno, Danny quasi non aprì bocca. Aveva parecchio a cui pensare. Tenne il regalo appoggiato in grembo. Una scatola di solido metallo. La signora Messi ricomparve la settimana dopo. Danny la ritrovò di nuovo in bagno, ma nella vasca. Non restò sorpreso. Lei era morta così. Quella volta non scappò via, ma entrò e chiuse la porta. La donna lo invitò ad avvicinarsi, sogghignando. Il ragazzino le obbedì con un sorriso. Sentiva il rumore della televisione riecheggiare dalla stanza vicina. La madre stava guardando Tre cuori in affitto. «Buongiorno, signora Messi. Le ho portato qualcosa.» Solo all'ultimo lei capì e iniziò a urlare. Dopo un istante Wendy bussò alla porta. «Danny, tutto bene?» «Sì, mamma.» La vasca era vuota, giusto qualche traccia viscida che avrebbe pulito da solo. Con un po' d'acqua sarebbe finita dritta giù nello scarico. «Ti serve il bagno? Uscirò tra pochissimo.» «No, pensavo che mi avessi chiamato.» Danny afferrò lo spazzolino da denti e spalancò la porta. «Davvero? Sto alla grande, visto?» Le fece un sorriso smagliante. Non gli era difficile dopo la scomparsa della signora Messi. La madre si rilassò. «Perfetto. Non scordarti di spazzolarti i denti dietro. È proprio lì che si nasconde la placca.» «D'accordo.» In un angolino nascosto della testa, dove la copia della sua cassetta speciale era riposta su uno scaffale altrettanto speciale, Danny sentì delle grida soffocate. Non ci prestò attenzione. «Prima o poi finiranno», si disse, e aveva ragione. 2 anni più tardi, il giorno prima del ringraziamento, Horace Derwent apparve a Danny Torrance a metà delle scale deserte delle elementari di Valrico. Le spalle dell'abito da festa erano cosparse di coriandoli. Una piccola maschera nera gli penzolava dalla mano putrefatta. Intorno aleggiava un fetore di tomba. «Gran bella festa, non trovi?» Danny si voltò, allontanandosi in fretta. Alla fine delle lezioni il ragazzino chiamò il ristorante di Key West dove lavorava Halloran. «Un altro di quelli dell'Overlook mi ha trovato. Quante cassette ho a disposizione, Dick? Nella mia testa, ovviamente.» «Quante ne vuoi, bello?» sogghignò l'altro. «Questo è il vantaggio dello Shining. Pensi che abbia dovuto imprigionare solo il nonno nero?» «Ma quando sono chiusi lì dentro poi muoiono?» Nessuna risata. Halloran rispose con un tono gelido che Danny non aveva mai sentito prima di allora. «Ti dispiacerebbe?» «Certo che no», pensò il ragazzino. Quando il vecchio proprietario dell'Overlook si decise a rifargli visita poco dopo Capodanno, spuntando dentro l'armadio a muro dalla camera da letto, Danny era pronto. Entrò e chiuse la porta.
Qualche minuto dopo, una seconda cassetta di sicurezza venne riposta sull'alta scaffalatura del suo cervello, accanto a quella che conteneva la signora Messi. A seguire, un bussare insistente e una serie di insulti coloriti che Danny mise da parte per il futuro. I rumori presto cessarono e un placido silenzio aleggiò sulle scatole di metallo. Che i due fossero vivi o meno, per dei non morti naturalmente, poco importava. L'essenziale era che non sarebbero più usciti. Il ragazzino era al sicuro, o almeno era quello che pensava allora. Naturalmente pensava anche che non avrebbe mai toccato un goccio d'alcol, non dopo averne visti gli effetti sul padre. Talvolta capita di sbagliarsi.